Per conoscere meglio il Gringo Bus, che da 10 anni è a servizio della città di Faenza in maniera gratuita, un servizio altamente ecologico, siamo saliti sul Gringo Bus e siamo saliti insieme a Giorgio Erbacci per conoscere meglio questo mezzo che ha 10 anni di storia per Faenza, ma è anche un esempio nazionale straordinario in ecologia e in servizi offerti. Direi proprio di sì, perché i numeri dopo 10 anni... si sono rilevati stupefacenti dal punto di vista energetico, dal punto di vista di inquinamento acustico azzerato, dal punto di vista anche sociale della comunicazione aumentativa alternativa, che è un progetto veramente di altissimo livello, che l'autobus urbano è alla portata di tutti, dei bimbi autistici, dei bimbi che non hanno una facilità nel colloquio con i conducenti. Gli autisti hanno fatto e hanno seguito tutti un corso specializzato per avere questa certificazione e ci sono delle varie mappe itineranti dove ti dà l'indicazione tipo non si paga, non si spinge, non si urla, di come bisogna fare la domanda e come l'autista può rispondere in base alle tabelle che sono state esposte. Quindi direi che dal punto di vista sociale, umano, nei confronti dell'essere umano in generale, io penso che sia veramente un privilegio. Dotazioni del Gringo Bus per disabili, passeggini e giovani mamme. Sì, perché sono tutti muniti di pedana per disabili, per i passeggini, dove praticamente hanno i loro spazi, come potete vedere, per comunque caricare in pochissimo tempo persone diversamente abili. E quindi direi un progetto veramente a servizio della comunità. Come si fa a prendere il Gringo Bus in tempo? Ci sono praticamente, l'idea venne tantissimi anni fa quando un manager della Tesla, noi comprammo una Tesla e mi dissero: guarda, questa è l'app della Tesla, in 3 mesi ne abbiamo fatta fare uno uguale a quella del Gringo, perché i cittadini potessero, fra virgolette, gestirsi il proprio tempo e vedere sull'app dove era il Gringo. E ancora oggi, dopo 10 anni, nessuno ha questo tipo di strumento e il Gringo Bus ha la possibilità, scaricando l'app o andare semplicemente sul sito gringobus.com, per vedere dove è il servizio e tutte le news inerenti e conseguenti al servizio stesso. Fantastico!